Ben ritrovati. A grande richiesta riprendo i tutorial sugli strumenti di selezione. Vi ricordo che per selezioni complesse, come quelle dei capelli o come quelle del cielo attraverso le fronde di un albero, troverete già diversi tutorial qui nella mia pagina su YouTube. In questa nuova serie di tutorial sulle selezioni vediamo gli strumenti di selezione, a incominciare dallo strumento di selezione rapida. Eccolo qui, sta assieme alla bacchetta magica. Bene, lo strumento di selezione rapida. Andiamo a scontornare, anzi a creare la selezione di questo cielo. Per prima cosa, come al solito, duplicherò il livello di sfondo, eccolo qua, e spengo il mio livello di sfondo. Attivo il mio strumento di selezione, andrò a scegliere un pennello della dimensione adeguata e con un bordo non duro, ma un pochettino sfumato. Eccolo qua. Bene, andiamo, dopo che ho scelto il pennello, faccio clic e incomincio a trascinare. Come vedete, il pennello incomincia a crearmi la mia selezione. È un pennello che lavora sulle differenze di contrasto, sulle differenze di colore, per cui riesce a selezionarmi i cipressini dallo sfondo del cielo. Ok, adesso continuiamo un attimo, chiudo, sposto i livelli, eccolo qua, e continuo nella mia selezione, continuo a trascinare, eccolo qui, vedete, ha preso tutto il cielo e si è fermato qua. Un attimo, che sta costruendo una selezione, perfetto, quasi ci siamo, adesso sta selezionando anche il cielo. Continuo a trascinare e voilà, ho selezionato tutto il cielo. Su alcune punte di questi cipressi però il pennello non è riuscito a fare bene il suo lavoro. Attiviamo lo strumento zoom e andiamo a vedere. Ecco, come potete vedere, queste punte non sono state selezionate al meglio. Riprendiamo il nostro strumento di selezione rapida e attiviamo la modalità sottrai dalla selezione, eccolo qua. Andrò a scegliere un pennello più piccolo, visto che dovrò andare a lavorare sul dettaglio di quella punta, e dopodiché andrò a cliccare di nuovo sulla mia punta. Come vedete, sto sottraendo la punta del cipresso dalla selezione. Chiaramente questo è un lavoro che andrà fatto su tutti quei dettagli, a un ingrandimento adeguato, ecco, come potete vedere. Ecco qua, c'è ancora una punta di qui, ad esempio. Ok. In altre aree, attivo di nuovo lo strumento zoom, come in questa, un attimo, come qui invece, avrò bisogno di far riprendere la selezione del cielo tra i due cipressi, quindi riattivo il mio strumento di selezione rapida e a questo punto andrò ad attivare il pulsante più, cioè aggiungi selezione. Diminuisco ancora la dimensione del pennello e vado a fare clic all'interno. Quindi prima abbiamo sottratto la selezione, adesso invece sto aggiungendo selezione. E come vedete mi sta creando la selezione tra i due cipressi, andando a selezionare soltanto il colore azzurro del cielo. Eccolo qua. Ritorniamo un attimo a una visualizzazione con tutto il totale della nostra immagine. Ho creato la mia selezione, riprendiamo un attimo la palette livelli, eccola qua, premiamo il tasto cancella e voilà, la nostra selezione ci ha forato il nostro livello. Quindi seleziona, deseleziona, possiamo selezionare il nostro livello di sfondo e con un livello di regolazione, tonalità saturazione ad esempio, andare a saturare
soltanto il cielo. Adesso qui lo faccio molto evidente per farvi vedere il lavoro. Quindi abbiamo il livello superiore con il cielo forato e sotto il nostro livello di sfondo, eccolo qui, con il cielo molto saturato. Chiaramente si vedrà attraverso la foratura del livello superiore soltanto il cielo del livello sottostante. Questo è un sistema veloce, molto semplice per fare un montaggio. Vi ricordo che in realtà sarebbe molto meglio usare una maschera di livello. Sulla mia pagina YouTube trovate molti tutorial sulle maschere di livello che vi invito a visionare. Continueremo questi tutorial sulle selezioni con gli altri strumenti di selezione, per concludere con gli strumenti per migliorare il bordo della nostra selezione. Per domande e curiosità vi invito a scrivermi a info@robotti.it. A presto da Daniele Robotti.